Allora, dicevamo, Cerbero Podcast bannato per mano di Matteo HS, c'è uno che vola là dietro, e anche sbannato a tempo record, non perché Matteo HS ritirò, non perché Matteo HS ha ritirato la segnalazione di copyright strike, ma per altri motivi, perché sono stati loro a far sollevare questo... Farzolare questo ban eliminando il copyright strike. Ma vi spiego come. Facciamo prima di andare a fare una riflessione un po' più approfondita sul mestiere dello streamer o dello youtuber, sulla questione burnout, sulla questione ban. Andiamo un attimo a vedere cosa è successo nel dettaglio. Intanto io qua meno tutto, ammazzo tutto. Ma cosa è successo nel dettaglio? In due parole, in una vecchia live il Cerbero, che stavano facendo una tier list, quindi giudicavano gli altri streamer, gli altri che stanno su Twitch, che fanno le live, e dissero che praticamente secondo loro Matteo HS era cambiato. A quel punto Matteo si incazzò a morte, se la prese veramente tantissimo, perché la prese come un'offesa. Offesa probabilmente non era, tanto a questo si chiameranno così. Aia, aiuto! Beccate questa. Offesa non era, però lui si incazzò a morte perché è un po' permaloso e probabilmente anche perché aveva subito un calo di qualche spettatore. Intanto qua devo cercare di non farmi colpire. Take no damage. Oh, aiuto, aiuto. Sì, dai che ce la facciamo. E ho preso lo scrigno magico, runa sifone grande per il mantello. Allora, torniamo indietro, ma il problema è non farsi colpire a ritorno. Però se mi colpisco non fa niente perché tanto ormai lo scrigno l'ho aperto. Andiamo alla mappa. Allora, dicevo, in pratica lui si incazzò a morte anche perché probabilmente aveva avuto un calo di spettatori, quindi la vide come un'offesa, ma offesa non era, dissero semplicemente sei cambiato. Ovviamente sia il Cerbero che molti spettatori un po' trollini, vedendo che lui si incazzò, ci misero un po' il carico sopra perché dissero: ah, guarda, si è incazzato questa cosa. E allora l'hanno usato un po' come meme. Ogni tanto gli dicevano: Matteo sei forte, però sei cambiato. A lui si incazzava sempre, questa cosa faceva ridere, no? Però si è giunti alle estreme conseguenze, nel senso che lui non è stato assolutamente allo scherzo, è complice secondo me anche un po' di burnout, cioè esaurimento da lavoro di streamer. Qua c'è un passaggio segreto, mi sa, ma non ci possiamo andare. Vediamo un po', come si raggiunge? Perché qua la stanza è molto più lunga, secondo quello che mi dice la mappa. Non vedo un passaggio a sinistra, però. Che strana sta stanza. Mi sa che c'è un passaggio segreto, ma non lo vedo. Oh, attenzione qua. Ok. Ma qua però mi sa che si va nel darkness. Io non ci voglio andare nel darkness, che sarebbe il dungeon quello infernale, tremendo. Allora, dicevo, in pratica lui si è incazzato a morte e che ha fatto la prima occasione, si è vendicato. Visto che lui ha fatto un'altra. Aveva fatto un'altra live in cui gli scappò la frase fatidica: e se Putin avesse riguardo la guerra, non la guerra in. Il fatto di Kiev, no? Il bombardamento di Kiev da parte della Russia. In pratica, Matteo HS disse: e se Putin avesse ragione? Che è un po' una stupidata, un po' come dire se Hitler avesse ragione. È un po' una stupidata, però insomma, lui buttò sta cosa e il Cerbero rimarcò sta cosa, senza però fare giudizi, perché poteva benissimo essere una battuta o una stupidaggine, no? Una butade. Però Matteo si incazzò a morte e ne ha approfittato, visto che loro hanno fatto vedere quel filmato lì, ne ha approfittato per mandargli un copyright strike. Visto che era il terzo copyright strike, sono stati bannati. E lui ha detto, Matteo HS, che non sapeva che avevano già due strike. Non è vero, lo sapeva, perché infatti il giorno prima che venissero bannati, mi lasciò un commento sui social dove diceva: domani sarà una bellissima giornata, perché lui voleva farli bannare. Che è una cosa anche molto infame, perché gli fe... prende... Lui volontariamente gli ha voluto far perdere il lavoro. Per mano sua gli ha voluto far perdere il lavoro. Contando che anche che alcuni di loro, cioè, tipo Mr. Mara c'ha una figlia.
te che fai? Gli fai perdere il lavoro? Questa stupidata solo perché sei un rosicone. È una cosa tremenda quella che ha fatto Matteo Cassi. Poi, anche se fosse, anche se lui non lo sapeva, dopo il ban disse no, io il copyright strike non lo sollevo, non ritiro la richiesta di copyright strike e quindi non li faccio sbannare, lo disse lui, ok, quando ancora erano bannati. Questo vuol dire che tu sei proprio infame, perché anche se tu lo sai, dice non lo sapevo, però dopo che l'hai saputo, poi non è vero che non lo sapeva che era, che quello sarebbe stato il terzo strike, che li avrebbe fatti licenziare praticamente da Twitch. Anche se non lo sapeva, una volta che tu vedi che l'hanno bannati e continui a dire no, non lo sollevo lo strike, vuol dire che sei proprio un infame, che proprio volontariamente gli vuoi far perdere il lavoro a questi. È una cosa molto brutta. Comunque, fatto sta che Cerbero Podcast è riuscito, intanto qua sotto mi sa c'è il Darkness. Non ci andiamo sotto nel Darkness, raga, perché è tosto. Dobbiamo andare piuttosto nel Maya. Torniamo su. Allora, dicevo, in pratica sono riusciti a farsi togliere il ban. Come? Quelli del Cerbero hanno chiamato Twitch America e gli hanno spiegato la situazione. Gli hanno detto che Matteo HS l'ha fatto per vendetta e che gli ha segnalato una clip che non è presente su Twitch, ma era presente su un altro social, mi pare su Instagram, stava sta clip che loro, dove diceva sta cosa di Putin, che forse Putin non ci aveva torto, le solite cazzate. Ok, fammi prendere questi soldi. Allora, scusate, perché giocare e parlare insieme non è facile, mi devo anche un minimo concentrare, sennò mi fanno il culo a tarallo. Mannaggia a voi. Ok. Allora, dicevo, in pratica sono riusciti a farsi togliere il ban parlando direttamente con Twitch America. E Matteo HS ci è rimasto veramente di merda in quel punto, perché lui voleva fargli perdere il lavoro, che è una cosa veramente da infame. Cioè, io non lo so. Ah, ma arriviamo al punto. Per quale motivo Matteo HS si è incazzato così? Allora, prima cosa, no, parliamo del fatto che il mestiere dello streamer, anche se si guadagnano tanti soldi, è un mestiere molto labile e molto effimero. È facile che ti licenziano, che ti chiudono che ti danno il permaban, il ban permanente, per qualsiasi stupidaggine. Non si può fare niente, non si possono dire certe parole, sono vietate, perché dicono che incitano all'odio, all'omofobia. Tipo, manco uno se può fare una battuta. Tipo, un film degli anni 80 con la F-Word o con la N-Word. Vabbè che oggi quei film lì sono condannati per ste cose, c'è un po' di revisionismo storico. Però anche se uno lo dice coleticamente senza volontà di offendere, comunque uno viene bannato. Intanto, no, ci abbiamo la maledizione del porco spino, questa è tremenda. È come Sonic, quando viene colpito perdi i soldi, invece degli anelli perdi i soldi, una cosa tremenda, vabbè. Andiamo su. Allora, dicevo, insomma, qua c'è niente. Aspetta, c'è un passaggio segreto, mi sa, perché no. Lo scrigno sta in alto, dobbiamo fare il giro. Ah, quindi è una cosa tremenda che tu su Twitch, per una qualsiasi sciocchezza, puoi perdere il lavoro. È vero che si guadagna tanto, ma è anche vero che ci sono questi rischi del mestiere. Ah, non devo guardare, come non devo guardare? Come faccio a prendere questo senza guardare? Ma che cazzo? Ah, bisogna andare al contrario. Non c'ho la dash. Se c'avevo la dash potevo andare all'indietro, fare la scivolata all'indietro e aprire lo scrigno senza guardarlo. Cosa che non posso fare, però. Allora, vediamo un po'. Devo andare in alto, devo fare il giro. Ah, insomma, dicevo che il mestiere dello streamer su Twitch è così. Se guadagna tanti soldi, ma è anche facile che ti licenziano, e soprattutto è facile andare in burnout, perché su Twitch tu per fare i soldi devi stare tanto tempo in live, cosa che io non posso fare, come ho detto, per motivi di salute. Posso fare ogni tanto ho fatto qualche live di un'oretta così a chiacchierare, ma di più no. Io vedo c'è gente che minimo sta 3-4 ore in live, come cacchio fanno? Cioè, impazzisci, è troppo tempo. Infatti, vado giù, poi dice che sotto c'è un passaggio segreto. E devo andare per forza giù se voglio proseguire nel castello. Non ci sono altre strade. A meno che non voglio andare nel Darkness. Non è il caso.
Ah, la maledizione del porco spino. Ho perso tutti i soldi. Guarda che non posso manco tornare indietro. Sì, posso tornare indietro, perché grazie alla alla runa della vendetta mi ha distrutto le torrette, che normalmente sono impossibili da distruggere. Ok. Oh, cambiamo, buttiamo la runa del porco spino. Cambiamo potere e ci dà lo stivale di Hermes, che consente di fare salti più lunghi, a quanto credo. Se non è... Oh, c'è un fantasma gigante. Aiuto. Dio, scappa. Come faccio qua? Sono morto. Sono morto non per mano del fantasma fuocheggiante, ma per mano del della disgraziatissima torretta lanciafuoco. Mannaggia a lei, mannaggia. Vabbè, comunque. Allora, dicevo, quindi, in pratica il mestiere dello streamer è un casino. E io personalmente non mi ci sono messo, non tanto perché. Per tanti motivi, tra cui il fatto che è stressante, e anche perché per avere successo su Twitch devi serve molta costanza, molto tempo, ti devi sacrificare, devi impazzire facendo live lunghissime, cercando, sperando che la gente ti segua. E poi molti di quelli che ce l'hanno fatta su Twitch è gente che già era famosa da YouTube da prima, quindi già c'era una base solida, cosa che io comunque non avrei. E poi ovviamente per i miei motivi di salute non potrei andare su Twitch, quindi Twitch in pratica rovina un po' le persone, nel senso che ci si rimette un po' di salute. Quelli del Cerbero sono furbi, perché loro fanno due live al giorno, sì, ma le fanno tipo di un'ora massimo, cioè un'ora, un'ora e mezza, massimo due ore. È difficile che vanno oltre le due ore. Quindi insomma, loro si sono già approntati in modo da non andare in burnout, ok? E la cosa è positiva. E invece Matteo HS, che sta sempre live, quello lì imburnato ci andate come? È impazzito. E infatti questo fatto che lui soffra molto, è diventato super, come si dice, super permaloso, e soffra molto sto coso del calo dei viewers, il calo delle visite, delle visualizzazioni, per così dire, in realtà non sono visualizzazioni, sono pubblico, è in pratica è emblematico del fatto che lui sta in pieno burnout. Cioè Matteo HS, quando ha fatto sta cosa del banal Cerbero, sta in pieno burnout. Allora, intanto possiamo scegliere un nuovo personaggio, Sir Lancillotto III, che è uno spelunker come quello che abbiamo appena usato, quindi scavatore. C'ha l'EHS, che conduce elettricità molto bene, c'ha l'ascia. Lady Annabelle IV, spelunchette, pelata sotto il casco, a quanto pare. C'ha l'Alzheimer e il Chakram. C'ha l'Alzheimer, quindi la mappa non la riesce a leggere. Poi Sir Wallace III, uno Kage, quindi un ninja. E ci lascia. Noi prendiamo ovviamente Sir Lancelot, che cerchiamo di fare qualche soldino. Vediamo un po'. Potenziamenti. Potenziamo un po' l'energia. E anche l'attacco. No, però due volte l'energia. Mi sono avanzato 2002. Con cui non riesco a potenziare un cacchio. Cioè questo è 2006, 2003, 2006. Non posso potenziare nient'altro. Quindi con questi 2002 rimasti, invece di darli tutti a Caronte, li utilizziamo. Aspetta, la nuova runa? C'è la nuova runa che abbiamo preso prima, che era la runa, dov'era? Eccola qua. La runa sifone, che ti dà il mana, ma non ci serve. Purtroppo con questi 2000, piuttosto con questi 2002 ci compriamo un'arma giusto per collezione, che non useremo. Tipo questa 2004. Ci compriamo l'armatura. 1006, 3008. 1250. Aspetta, andiamo un po' qui. 2006, no, non ce la faccio. Devo comprare forza quella da 1800. I spallacci da 1800 compriamo, oppure 2100 Sky Cape, il mantello del cielo, che ovviamente non useremo. Ci rimettiamo il mantello del guardiano, ok, che ci dà più armatura. Andiamo. Sono avanzati 154 soldini. Caronte se ne ruba 77, più o meno la metà. Allora, andiamo, continuiamo a grindare. E allora dicevo, insomma, Matteo HS è in pieno burnout, secondo me. È in piena crisi. Ed è completamente impazzito. È diventato lui Putin, praticamente. È diventato lui il dittatore di turno. E non ha fatto una bella figura. E, secondo me, danno d'immagine è notevole per una cosa del genere. Un danno d'immagine. E insomma, la questione burnout è molto delicata, perché secondo me Twitch è proprio la piattaforma che tende a fare questo. E poi è una piattaforma che non durerà in eterno.
Nel senso che mo io non so quando pubblicherò questo video. È possibile pure che quando pubblicherò questo video sarà così avanti che sarà già successo tutto. Ma c'è una piccola profezia in merito sulla fine di Twitch. Twitch non è un sistema economicamente sostenibile per Amazon. Se Twitch va avanti attualmente è solo grazie al oh, c'è un segreto qua, guarda un po'. Runa segreta, runa della corsa, haste rune per la spada. Ok, l'abbiamo presa. Allora, rune, se si... sì, rune. Twitch si sostiene solo grazie a Prime. Se venisse abolito il fatto che il Prime ti dà aiuto, ma già ammazzato, benissimo, mazza che run da paura. Se venisse abolito il fatto che il Prime ti dà accesso, ti dà la possibilità di avere una sottoscrizione gratis a un canale, il sistema Twitch sarebbe già crollato da tempo. Perché non è un sistema economicamente sostenibile per Bezos, per il capoccia di Amazon, in quanto il pagamento fatto agli streamer è molto alto. Diciamo che grosso modo paga 20 volte quello che paga YouTube, che è parecchio, ed è per questo che molti vanno su Twitch, perché si guadagna tanto. Però è anche vero che ti devi sacrificare la vita, ed è una cosa che non tutti sono disposti a fare. Tipo, io non sono disposto a farla sta cosa, anche perché non ce la farei comunque a emergere su Twitch. Non ce la faccio su YouTube, figurati se ce la faccio su Twitch. Quindi, insomma, ci sono molti che ci provano, ce la fanno, impazziscono e poi mollano. Oh, ci abbiamo Lady Marie Seconda, re dei barbari, e mo con lei proveremo ad andare nel Maya e sconfiggere il boss. Attenzione, il boss del Maya, cosa che dobbiamo fare. Intanto abbiamo anche Sir Jetson Okage con la dislessia e c'è il teletrasporto. Ci abbiamo anche Serandak Secondo, assassino, con la coprolalia, quindi dice le parolacce, e c'ha gran memoria, quindi c'ha mappe più dettagliate. Poi c'è il Conflux. E poi Lady Marie Seconda, oltre a essere regina dei barbari, c'è il Chakram e basta, non c'è nient'altro. C'è il Chakram, che è più o meno l'arma quella di Xena, principessa guerriera. Allora, c'ho 1112, non ci faccio niente, andiamo semplicemente dal fabbro, ci compriamo un'arma che non utilizzeremo. Perché faccio questo? Per chi non lo sapesse, solo per collezionismo, nel senso che c'è sicuramente, non ho visto la lista trofei, ma c'è sicuramente un trofeo che consiste nel comprare tutti i pezzi di armatura disponibili nel gioco. E quindi noi compriamo questo, poi rimettiamo questo e andiamo da Caronte. Quindi piano piano mi faccio pure tutto il set di armature con i soldi avanzati, per non darli a Caronte, che è un infame. Allora, dicevo, il sistema Twitch non è sostenibile economicamente. Se non ci fosse Prime sarebbe già fallito. E è solo questione di tempo per il fatto che il sistema Twitch crolli. E tutti quelli che stanno ora su Twitch o abbandoneranno, o i più grossi torneranno su YouTube, rifacendo la stessa carriera che avevano fatto tipo dal 2016 in poi, come è successo ai vari YouTube fa cagare, Mr. Flame, che adesso attualmente sono uniti nel Cerbero, no? Nel Cerbero Podcast. Aia, l'occhio sotto mi ha fatto danno, sto infame. Mi andrà sotto dall'occhio, ma sotto due gli occhi sotto, guarda. Oh, oh. Però il sistema Twitch non è sostenibile, ragazzi, è inutile che ci diciamo stronzate. E crollerà, quando crollerà torneranno tutti su YouTube. Questa è matematica sta cosa. A meno che non accada una rivoluzione tremenda che cambi proprio tutto il sistema di abbonamenti su Twitch e diventi diverso. Però attualmente è impossibile. Quelli che stanno i più grossi su Twitch si sostengono non con i soldi delle pubblicità e del pagamento di Twitch, ma con i soldi in realtà sì del pagamento di Twitch, ma quelli derivanti dalle sottoscrizioni, dagli abbonamenti. Gli abbonamenti come funzionano? Tu stai per stare un mese abbonato ad uno streamer, quindi non a tutta Twitch, ma a un singolo streamer a cui tu doni sti 5 euro, e stai abbonato per un mese, nel senso che tu per un mese non vedi la pubblicità. C'è altri piccoli vantaggi, ma stupidi, che non servono a niente. Quindi chi lo fa più che altro per sostenere
E molti abbonamenti, molte sottoscrizioni in realtà non sono fatti da chi ha la sottoscrizione, ma vengono fatti o tramite Prime, quindi l'abbonamento di Amazon che consente di avere le spedizioni gratuite. Già ne ho parlato su un video che l'abbonamento Prime alla fine è inutile, anche pure uno specchietto delle allodole che non serve in realtà, ma molti lo fanno perché dicono così spediscono prima. In realtà no, non spediscono prima, è un'illusione, cioè, perché anche se ti dicono questa cosa te la spediamo fra 12 giorni, in realtà poi 2 giorni dopo te la ritrovi lo stesso la cosa, anche senza il Prime. Quindi non, cioè, il Prime è uno specchietto per le allodole che non serve a nulla. Sì, ti danno pure Amazon Music, Amazon Gaming, Twitch, l'abbonamento gratuito a Twitch, tutte queste cose qua, però è tutta fuffa, raga, è tutta roba che in realtà non serve. C'è Amazon Video, ok, per chi non c'ha Netflix e si guarda, se lo guarda i video su Amazon Video, però anche lì non è che c'è chissà cosa su Amazon Video. Personalmente io sono stato abbonato a Prime per parecchio, perché mio padre c'aveva la sottoscrizione e c'avevamo l'account in comune, quindi lo so come funziona il Prime, che vantaggi dai e non ti dai. Vi dico che secondo me è una cosa superflua, non costa molto, uno lo può anche fare perché ti dà dei piccoli vantaggi qui e lì, ma non è qualcosa di indispensabile o super conveniente, tutt'altro. Vabbè, comunque il sistema Twitch è destinato a implodere su se stesso, e quando questo accadrà molti streamer si troveranno con il culo per terra o abbandoneranno la piattaforma, abbandoneranno Twitch per tornare su YouTube. Qua Techno Damage, qua già la vedo impossibile, sicuramente ci saranno. Aiuto! Sì, guarda il mega occhio! Sì, sono riuscito a prendere la runa senza danno! Grace Rune per il mantello! Ok, la Grace Rune rende. Ah, ma io. Aspettate! No, pensavo una cosa! Ma che se uno è di New Game Plus, io posso usare una o più Grace Rune per rendere il gioco più facile. Non ci avevo pensato a sta cosa, raga. Però il problema è che non funziona sui boss. E noi dobbiamo andare a ammazzare i boss, quello è il problema. Hanno già sti quadri animati fedenti. Devi morire. Ok ragazzi, niente, so che non siamo giunti a grandi conclusioni, quindi forse sta puntata non diventerà una puntata dello zombie vlog, non lo so. Siamo lo zombino. Però insomma, quello che vi volevo dire io, che Twitch non è, secondo me non è un sistema sostenibile, e fa male anche alle persone che agli streamer stessi. Tanta gente sta su Twitch adesso perché cerca di fare un lavoro dove si guadagna tanto. Se tu c'hai successo su Twitch guadagni tantissimo, parliamo anche nell'ordine di 20.000 euro al mese, cioè è tantissimo, quindi tanta gente ci prova, ma pochi ce la fanno e molti impazziscono nel processo di provarci. Io manco ci provo perché so che non ce la farei, e che a me non interessa il tanto denaro. A me, se devo essere sincero, mi interesserebbe se avessi una carriera sul web, cosa che non ho, perché il web lo faccio per... cioè, io il canale Twitch ce l'ho per hobby, ma anche perché voglio esprimermi, perché voglio... cioè, io perché non andrò mai in burnout? Perché io i video non li faccio per mero guadagno e per che mi sforzo per fare i video. No, io i video li faccio perché mi fate fare, io mi diverto a fare i video. Perché mi piace giocare, e mentre gioco faccio i video, mi piace esprimermi, mi piace esprimere le mie opinioni. Mannaggia lo scrigno maledico. E perché per questi motivi faccio. E anche per un altro motivo, che è il motivo per cui ho aperto il canale. Quando non stavo bene di salute, adesso sto meglio, sicuramente non sto proprio a top, però sto meglio, sto molto meglio. E quando stavo malissimo di salute, ed è per questo che io mi chiamavo Zombie Gamer, ancora adesso mi chiamo Zombie Gamer perché non è che sono guarito, però sto molto meglio. Quindi in pratica, quando io ho iniziato il canale, era perché per distrarmi, per tenere la mente occupata, perché stavo talmente male che...
poteva succedere qualcosa di molto brutto. Quindi, in pratica, io ho usato il canale come terapia. Questo era il motivo per cui ho aperto il canale in primo luogo. Adesso, attualmente, il canale è diventato comunque un hobby che mi aiuta con tutti i problemi. Tipo, ad esempio, c'è stata la pandemia e io, se non avessi avuto il canale, mi sarei rientrato probabilmente in depressione e sarei ritornato ai pensieri suicidi che c'avevo prima quando stavo malissimo. Quindi, in sostanza, il canale a me comunque mi aiuta anche a livello psicofisico. Quindi fare YouTube, fare i video su YouTube è una cosa che a me mi aiuta psicofisicamente. E invece quelli che fanno Twitch, molti, fare Twitch li distrugge psicofisicamente solo per amore del denaro, cioè per voler cercare di avere una carriera su YouTube, trasformarlo in un mestiere. Io non ragiono così, perché per me YouTube, come ho detto, è un hobby che mi aiuta, mi fa sentire meglio. In passato c'è anche qualcuno che aveva... ho fallito l'obiettivo di no fighting, però già l'avevo fallito prima, vabbè, comunque. Qualcuno mi aveva tacciato del fatto che forse sei andato in burnout perché hai accusato uno di qualcosa. No, al contrario, a me YouTube mi fa stare meglio, mi evita di entrare in crisi, cioè, per me YouTube è un qualcosa che mi risolleva lo spirito, fare video su YouTube, capite? Invece Twitch è qualcosa che a molti gli distrugge la mente, perché devono stare tante ore live senza che vogliono. Invece io registro per poche ore quando voglio e che mi piace farlo, quindi è l'esatto contrario per me. Poi, quindi, YouTube io lo faccio per hobby e anche per un motivo terapeutico, che a me mi fa bene fare YouTube. Anche se magari i miei video fanno schifo, non piacciono, non importa, perché a me piace farli. Quindi per me è terapeutico farli. I soldi non c'entrano, gli interessi non c'entrano, la voglia di essere qualcuno sul web non c'entra nulla. Non è per quello che faccio io, non me ne frega niente di essere qualcuno sul web, ok? Se un giorno dovesse accadere che questo mio hobby si trasformasse in un lavoro, sarebbe bellissima come cosa, perché sarebbe una cosa che mi piace fare e che diventerebbe anche un lavoro per me. C'è il famoso detto: se tu fai una cosa che ti piace, non lavorerai mai un giorno della tua vita. È una cosa stupenda. E sarebbe molto bello se succedesse questo, però io non ci conto. Non ci conto, perché è molto difficile che accada. Se dovesse accadere, sarebbe una cosa fantastica per me. Ma io non voglio guadagnare i super soldi, non voglio andare come quelli su Twitch che vogliono guadagnare 20.000 euro al mese. Non me ne frega niente di guadagnare 20.000 euro al mese. A me mi guadagnerebbe da YouTube guadagnare 600-700 euro al mese. Per me sarebbero sufficienti per campare. Con 600-700 euro al mese io camperei, riuscirei a fare una vita non agiata, una vita sufficiente, dignitosa, pagarmi le bollette. E sarebbe sufficiente per me. E sarebbe bello. Quindi io non voglio fare i mega numeri. A me basterebbe fare, secondo i miei calcoli, che poi ovviamente uno a un certo punto due calcoli se li fa, mi basterebbe fare poche migliaia di visualizzazioni a video. Non come quelli che dicono su YouTube tu per camparci bene devi fare 100.000 visual, devi essere sulla cresta dello... No, a me basterebbero tipo 3, 4, 5.000 visual, una roba stupidissima. Voglio dire, forse ci potrei arrivare, io spero di... io spero di sì, ma non ci conto, perché non credo che YouTube diventerà un lavoro per me. Comunque abbiamo trovato il mantello imperiale, che è ottimo, il mantello imperiale, perché ci dà la possibilità di, non lo so, di avere più attacco, più... no, mi sa che il mantello dà più mana in realtà, e non mi serve. Comunque ragazzi, io sono quasi morto qui col personaggino mio, ho solo 280 di vita, non credo che riuscirò a battere il boss. Nel frattempo io saluto gli amici di Zombie Vlog, perché qui si interromperà il video per la rubrica Zombie Vlog, anche... magari farò anche qualche taglio, perché mi sono interrotto parecchie volte nel discorso, non credo che sia piacevole da sentire, però è una cosa che volevo esprimere, questa qua sulla storia del burnout, su Twitch e tutto quanto. Intanto abbiamo trovato la stanza del boss, ma non credo che ci entrerò per ora, perché ho solo 435 soldini. Allora, vediamo un po'.
Diamo un attimo un'occhiata alle stanze adiacenti. Oh, c'è una fontana della guarigione. Ci abbiamo 900 punti vita, ragazzi. Io mi sa che ci provo a fare il boss, eh. Quindi anche per zombie vlog proviamo a farlo sto boss. Che dici, proviamo? Allora, diciamo, la discussione è finita qua. Io vi saluto. Se volete rimanete in altri 2-3 minuti a vedere come il boss mi fa il mazzo, altrimenti ci vediamo e poi questa puntata verrà pubblicata anche più avanti nella serie di Rogue Legacy che sto preparando. Sono tantissime puntate, voi magari da zombie vlog non lo sapete, ma sono tantissime puntate. Andiamo. Boss Ponce de Leon, eccolo qua. La fiamma, The Sentinel. E qua sono dolore, qua mi fai un culo a tarallo questo, eh. Aiuto? Ecco, già mi ha dato una botta. È difficilissimo, gli spremo il chakra. C'ho l'urlo barbaro io, ma non credo che sia efficace contro questo boss, l'urlo barbaro, eh. Aiuto? Come scende? Il problema è che ci stanno pure sti cacchie le palle chiodate qua, oltretutto. Sa quasi metà energia, eh. No, aiuto. Scappa. Ah, m'ha preso pieno il bastardo maledico. Dove sta andando Ponce de Leon? Ecco qua. Scappa. Ma per fortuna le fiammelle dopo un po' di consumo. Aia! M'ha preso pieno il bavoso. Maledetto. Schifoso. Aiuto. No, ho sbagliato. Ah, sì, l'ho preso. Dai, quasi morto. No, pure io sono quasi morto, però c'è pochissima energia, ragazzi, sono rovinato. Dai, mi morì. Scappa! Scappa! Sì, io do il colpo di grazia, ce l'ho fatta! Grande, finiamo in bellezza, finiamo in epicità sta puntata, grande scrigno. Vediamo un po' se ho lasciato qualche soldino qua, lo recuperiamo. Soldini usciti da quelle palle chiodate. Oh, mi ha dato! Incremento salute più 5 e un altro più 5, quindi ne ha più 10. Più danno magico aumentato di 1. Abbiamo trovato un tomo magico all'interno dello screen, ragazzi. Abbiamo finito anche questa epica puntata, ragazzi. Siamo riusciti a battere il boss Ponce de Leon. Fantastico. Per questa volta è tutto, ragazzi. Saluto gli amici dello Zombie Vlog che hanno seguito lo Zombie Vlog fino a questo punto. Grazie per la pazienza, perché è una puntata terribile dove facevo fatica a esprimere i concetti. Nel frattempo invece noi della serie di Rogue Legacy continuiamo finché non schiatto. Per questa volta è tutto, ciao amici di Zombie Vlog, alla prossima, aia che dolore. Sono quasi morto.